rovescia sembra new age. Una mano in tasca, parli sottovoce ma sei acida. Alza i decibel. A Videotalk con grande piacere diamo il benvenuto ad Azena. Ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Verrebbe spontaneo dire hey, come per entrare subito nel clima del tuo nuovo singolo. Dal punto di vista dell'impatto, anche del ricordo, è immediato, no? Ecco, già solo come titolo. Esatto, abbiamo scelto un titolo semplice, diretto. Sì. Tutto nasce da un incontro, no? Ma diciamo che questa canzone ha un po' un velo di mistero, nel senso non voglio far trapelare se sia effettivamente un qualcosa che è accaduto davvero in prima persona o no, però diciamo che tante delle mie canzoni hanno sicuramente un punto di vista personale, autobiografico. Questa canzone nasce sicuramente dalla voglia di tornare a fare musica suonata. È un pezzo molto energico, rock, e appunto sì, un po' anche provocante, sensuale, per via anche del video, no? E sì, l'incontro con una ragazza, l'incontro di questo protagonista con questa ragazza, seguito di una serata dove avviene appunto questo live, e c'è questa conoscenza e poi insomma finisce in una camera d'hotel. E quindi è per questo, dice, un po' provocante, poi anche il video lo fa vedere per bene, diciamo. E quindi la domanda è, questo era famoso in un noto programma televisivo, è lui o non è lui? È lui o non è lui? Questo è il mistero che non verrà mai svelato, oppure hai in previsione, so, di fare una dichiarazione poi un giorno? Beh, intanto possiamo dire agli spettatori di iniziare ad ascoltare il brano e vedere il video. Bravo. Ehi, la schiena in quell'hotel. Ehi, quei quadri di Monet. Giocavi e adesso cosa c'è? Facciamo un replay. Ehi, la schiena in quell'hotel. Ehi, quei quadri di Monet. Giocavi e adesso cosa c'è? Facciamo un replay. A proposito di video, hai chiamato così, hai radunato una serie di amici, no, per realizzarlo? Sì, ho voluto chiamare questa amica influencer, Nina Romani, che fa appunto la protagonista del video. Ho chiamato degli amici musicisti che fanno parte appunto della scena del locale dove suoniamo, e altri amici che sono appunto dei, diciamo, comparsi in giro per strada, nel locale, eccetera, durante il video. Quindi sì, ho voluto coinvolgere tante persone, amici, persone che lavorano con me. Il lavoro di squadra è fondamentale, quindi sì, ecco, un bel team. Come sempre, per la buona riuscita di un lavoro, il team affiatato è assolutamente importante. Dicevi prima una voglia di tornare alla musica suonata, è un po' per certi versi un ritorno alle origini, quello che era la band del liceo? Esatto, sì, io ho iniziato a fare musica, a 14-15 anni suonavo la chitarra, poi arrivo da, insomma, ho preso questa passione dai nonni, perché erano entrambi musicisti. Uno suonava la fisarmonica e l'altro la chitarra, materno e paterno. Ecco. E quindi sono nato nella musica. Poi pian piano crescendo, vai al liceo, inizia a venire fuori, l'amico che suona la chitarra, però aspetta, ce l'ho anch'io a casa, adesso imparo anch'io. Allora abbiamo messo su una band, abbiamo iniziato a fare musica pop rock, indie rock, quindi tutto quel genere lì che si suona con le band, però in inglese. E poi ho iniziato il mio percorso da solista, ho fatto i primi brani più sul genere pop, e adesso ho sentito che, diciamo, mi è tornata proprio questa voglia di suonare, anche perché secondo me è il momento giusto, sta un po' tornando, sento che sta tornando la musica suonata, e perché no fare quella cosa che facevo con la band, farla però in italiano, con nuove influenze, nuove sonorità, e sperimentare, ma soprattutto
appunto suonare, perché non che prima non suonassi, però sai, musica, la musica rock, certo, per forza deve essere suonata da chitarre, basso, mi piace comporre, creare, produrre, quindi mettere diciamo tutte queste cose assieme e via, tanta energia, tanto... Beh, del resto è quasi una regola, no? Il fatto che la tecnologia e tutto quello che ci ha portato ad agevolare per certi versi quello che prima era un problema, perché dovevi riunire una band, un'orchestra, chi più ne ha più ne mette, però è altrettanto vero che col passare del tempo poi si riscopre quello che è un po', come dicevi, il sapore del vero, no? del suonato in tutti i sensi. Ehi, la schiena in quell'hotel, ehi, coi quadri di Monet, giocavi e adesso cosa c'è? Facciamo un replay. Tengo l'iPhone, non ne posso, non vesto Winston. Porterò a cena la luna piena come in un film noir. E poi che problema c'è? Siamo in bilico. Come sei arrivato alla composizione? Allora, ho iniziato a scrivere da ragazzo, appunto, quando ho iniziato con la band, 14-15 anni, tutto per gioco, per hobby. Dopo scuola si andava a suonare, si facevano le prove, si suonava in qualche locale, così via. E poi pian piano è diventata sempre di più, diciamo, una cosa seria. Poi mi sono iscritto, ho fatto dei percorsi di studio, quindi dove ho potuto affinare le mie tecniche compositive, tanta esperienza, prove su prove, e poi maturi, diciamo, una capacità, uno stile. Quindi è un percorso anche a livello, appunto, non solo artistico ma compositivo, c'è proprio tutto un percorso di crescita che va a pari passo anche con la musica che cambia e tante cose. È stato un bel percorso, sono molto soddisfatto. Dal punto di vista musicale avevi iniziato come autodidatta e poi le prime lezioni arrivano alla scuola di Rong, una città per cantare, quasi, sì, insomma, un'indicazione chiara di quello che poteva essere in futuro, no? Dal titolo della scuola. Appunto. Se tanto, esatto, mi dà tanto. Esattamente, sì, che poi è anche il titolo di una sua canzone. Di una sua famosa canzone, ripresa da un grande successo americano. Americano. Assolutamente sì. Adesso... questo percorso che dicevi ti porterà sicuramente a un progetto che prosegue nel tempo, immagino. Sì, abbiamo già progettato altre uscite durante l'anno, poi si vedrà se raggrupparle in un EP, adesso stiamo capendo, però sicuramente altri singoli, sempre su questa scia, su questo genere. Uscirà tra l'altro tra aprile e maggio un film a cui ho preso parte come compositore e come artista. Si chiama Amici per caso, di Max Nardari. È stata veramente una bella esperienza, infatti non vedo l'ora che esca il film, la canzone, perché poi ci sarà appunto tutta la colonna sonora e il singolo che verrà lanciato assieme al film, quindi non vedo l'ora di queste cose. Ci sarà stato sicuramente un approccio diverso dal punto di vista compositivo, immagino, rispetto a una canzone che fai per te, nel senso una tua canzone, rispetto invece a una composizione legata a una colonna sonora. Esatto, questa è una bella domanda, perché cerco sempre ovviamente di mettere del mio, quindi il mio stile ovviamente ci deve stare, parte di me c'è comunque, ovviamente va un po' adattata alla tipologia di film, a quello che richiede il film, quindi è stato un po', ecco, è stata un'esperienza nuova, perché ho dovuto cercare di immettermi il più possibile in quella che poteva essere l'atmosfera del film, quello che raccontava, e creare una canzone che calzasse a pennello o il più possibile con quello che è il film, ecco. Quindi sì, bello. Naturalmente per questo e per le tue composizioni ti facciamo un grande in bocca al lupo, dandoci appuntamento alla prossima. Assolutamente. A presto, ciao. Ciao, grazie a tutti, ciao.